SMS sul cellulare. È stato mandato il giorno in cui è morta la vittima. Le sperimentazioni sono assolutamente legali, signor Ministro. Sarò contento di accogliere un membro della commissione nella mia struttura per indagare sulla natura del metodo degli upgrade. Devo uccidere un pezzo grosso. Sono disposto a pagare una grossa cifra per ogni membro della squadra. Alex, tutto bene? Dimenticato l'orologio di nuovo. Franz, sai che ore sono? Non lo so, non ce l'ho. Nella macchina non c'era l'orologio. È avanti, non l'ho mai sistemato. Cazzo, 20.000 euro di macchina non c'è neanche l'orologio che funziona. Allora. Robby, lo vedi il cruscotto? Vedi un pendolo? Senti un ticchettio? No, perché questo non è un orologio. È un'auto, è la mia auto. Se non ti va bene, ti prendi la tua auto e sistemi l'orologio come cazzo ti pare, va bene? Che cazzo? Rompipalle. Scusa. No, ok, scusa tu. Sono solo un po' nervoso. No, scusa, hai ragione. Non ti... Dai, vieni. Posso. Eh no, cazzo, Chris, che poi lo devo pulire. Smettila di rompere, Franz. Stanno arrivando. A dove? Chris, non vedo nessuno. Sono le 3 in punto. Questa è gente che non scherza, saranno qui a momenti. Senti, Chris, siamo sicuri di quello che stiamo facendo? Perché, Franz, te la stai facendo sotto? Hai paura che ti spacchino questo bel faccino? E smettila, cazzo! Senti, Franz, le cose stanno così. Sono io che sto dietro a questa banda. Quindi sono io quello che prende le decisioni. Ti ho mai deluso, Franz? No, ma... Allora lasciami fare il mio lavoro. Ma il carico quant'è? 8,5 kg. Cazzo. Dobbiamo spacciarla tutta noi? Qualche idea in proposito. Ah, eccoli, arrivano. Quanti cazzo sono? Ah, 3 o 4, credo. Robby, ho una brutta sensazione. Oh, cazzate. Guarda, c'è quello lì, il piccoletto che sta ridendo. E poi Chris sa quello che sta facendo. Anche il Joker ride. Franz, ma sai una cosa? Sai cosa dovresti fare te? Dovresti uscire un po' più spesso. Incontrare qualcuna. Scopare. Cose così, ti aiutano. Sta tornando. E loro vanno via. C'era il borsone? Sì, fallo salire. Allora? E allora è fatta. Si va a festeggiare. Ah, questa sì che è musica per le mie orecchie. C'era tutto? Tutto. E allora, che cosa preferite per festeggiare? Alcol? Sesso? O tutti e due? Io te le appoggio tutte e due. È grande Chris. Franz, ma goditela un po'. Cristo, Robby, abbiamo 8 kg di roba dietro il culo. È in pieno giorno. Scusa se sono un po' nervoso, eh? Senti, Franz, non ti devi preoccupare. Io conosco i tipi giusti a cui vendere questa roba. Poi ti spiego. Aspetta, Chris. Ma perché non lavoriamo con i tizi di prima? Quali tizi? Il nanerottolo e gli altri. Ma sei scemo. Io voglio essere il capo di me stesso. Cos'è? Hai paura di non fare abbastanza soldi? Ma Chris, ma te forse non lo sai, ma qua il nostro Franz è abituato alla vita del signorino, no? Vuole che le pulisca il culo, signore? E vaffanculo, Robby! Ma dai! Senti, Franz, le cose stanno così. Si guadagna un po' di meno, questo è vero, ma almeno siamo capi di noi stessi. Ok? E poi li conosco io i tipi giusti a cui vendere questa roba, te l'ho già detto. Senza troppi problemi e senza fare rumore. Una cosa tranquilla. Sì. Mi hai capito? Allora, per favore, adesso metti in moto questa macchina e ci porti a festeggiare.
noi. Kind of devotion, and so proud to live, and they are so proud to die. Ti dice qualcosa? No, mai vista. Non so se sia la causa del decesso, ma deve aver fatto male. Aspetta. Mandibola fratturata, fronte. Ah sì, le hanno anche sparato. Però sembra che fosse già morta. Beh, esagerata anche per una ragazza, non credi? Ma credo che ci sia qualcosa di molto strano in tutta questa faccenda. Voglio dire, un pestaggio così... un appartamento, in pieno giorno. Sei anche difesa? Lo vedo. Dice altro la cartella? No, nulla di che. Ha un tatuaggio qui nell'incavo della mano sinistra. Tra pollice e indice. Vediamo. Sembra un piccolo 7 se lo guardiamo dal verso giusto. Sì, sì, sono d'accordo. Ma non mi dice nulla. Allora, che cosa dice quel messaggio? Sono finalmente riuscita a capirlo. E che roba è, scusa? Tu che fai domani a mezzogiorno? Interessante. Non sapevo tu fossi così incasinato. Tanto da mettere nero su bianco quello che hai nella testa. 500.000 euro. Sono una bella somma. Poi mi dici chi hai dovuto uccidere per averla. Sergio Gentile. Lasciami dire una cosa su Sergio Gentile, Alex. È una bega bella grossa. Ucciderlo è un bel casino. Ma non solo riuscirci. Sono le conseguenze da affrontare. Il contraccolpo. Cazzo, almeno potevi dirmelo che devi uccidere lui. Chissà come la prenderanno gli altri. Darwin, che è stato il più difficile da convincere. Adesso so che ha fatto bene Sasha a tirarsi indietro. È da molto che hai questo problema? Quale? Mia zia aveva degli attacchi come quello. Prima di crepare. Mi sei svenuto in macchina. Non ricordi? Cazzo. No, non so. Era molto che non mi succedeva, io... Non importa. Non voglio sapere. Poi più ti chiedo e meno capisco. Che ci fai qui? Sono pagato per uccidere il tuo uomo, no? E se mi fai una brutta fine, poi chi mi paga? E trattandosi di Sergio Gentile, credo che dovresti accettare di essere costantemente controllato da almeno uno della squadra. 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a proposito. Per tenerti in contatto con noi. Entro l'ora di pranzo ti arriverà una chiamata via Skype. Darwin ti comunicherà ora e luogo dell'incontro. È un posto fuori mano, totalmente schermato. Lì ti presenterò l'ultimo della squadra. E da ora in poi non usare più l'operatore telefonico, usa sempre e solo la connessione dati. E non utilizzare il tuo cellulare per metterti in contatto con noi. Anzi, non te lo portare nemmeno dietro. Se proprio non ne puoi fare meno, tienilo spento. Potrebbe tracciare la tua posizione e qualsiasi genio stronzo di un informatico può sapere dove sei. Sul serio. E come cazzo credi che abbia fatto Darwin a sapere dove abiti? La telefonata a Sasha l'hai fatta con il tuo cellulare. Ti sto solo insegnando a essere più furbo. Furbofon. E Skype? Anche quella è un'idea di Darwin. Chiunque voglia fare una telefonata senza essere rintracciato dalla polizia o da qualsiasi altro stronzo utilizza Skype, perché le chiamate non sono rintracciabili. Ma dove vivi? La tecnologia non è il mio forte.
Sarà meglio che tu ci faccia il callo, altrimenti ne prendi di cazzo se non ci stai attento. E adesso vedi di riposare, altrimenti quando incontrerai Sergio non sarai in grado nemmeno di sputargli in faccia. Ci vediamo tra qualche ora. Non ti scomodare, so dove è l'uscita. Dunque veniamo a noi. La commissione vuole delle informazioni sul metodo sperimentale che ha messo in atto negli ultimi mesi. La prende. Esatto. Ho preparato una relazione. È tutto qui. Il progetto è spiegato passo dopo passo. Se la commissione vuole esaminarlo... Eh già, è l'ultima tessera del mosaico. Non ci sono per nessuno, Greta. È piuttosto insistente, dottore. E digli di passare domani. È un ispettore di polizia, dice di conoscerla. Come si chiama? Lea Merdi. Falla accomodare. Vogliate scusarmi, è una faccenda piuttosto delicata. L'ultima freccia è fra meno di un'ora. Oh, non sarà una cosa lunga. Conosciamo, mi riconosce? Certamente. Ispettore Lea Merli. Quello è il mio nome, sì. Siamo tutti in fermento stamattina perché la mia azienda sta per concludere un affare molto importante. Wow, deve essere un tipo forte lei, dottore? Beh, io non so molto, ma per quello che ho potuto vedere trotterellando dall'ingresso fino a qui... Direi che sa come mandare avanti la baracca. Già. Questa è una sua dipendente? Non proprio. Beh, lavora per lei, no? Che fa? Lavorava. L'ho dovuta licenziare. Ah, come mai? È esubero del personale. Non era colpa sua, lei è una brava ragazza, però è stata sfortunata. Tagli del personale. Brutta storia. E quando l'ha licenziata? Credo 4 mesi fa. Ha più avuto contatti con lei? Sì, le ho scritto via mail per sapere come andasse il programma di integrazione. Quale programma? Abbiamo un programma di reinserimento per tutti i dipendenti che licenziamo. Li mandiamo in un'altra azienda con la stessa mansione. Ah, ho capito. E dove è stata assunta? Non lo so. Però posso fornirle il recapito. Questa ragazza è stata pizzicata da me qualche giorno fa con della droga nella sua auto. Al momento è sparita dalla circolazione. L'auto apparteneva a quest'uomo. Lo conosce? No, mai visto. L'ultima volta che ci siamo visti, Medda, stavi scontando una condizionale per possesso di stupefacenti. E se stavi scontando una condizionale, è soltanto per merito mio. Avresti potuto essere messo in galera per spaccio, ma non è stato così. Voglio solo ricordarti quanto sono stata generosa nel depistare l'ispettore Feletti e il suo team. Se non sei in galera, è soltanto grazie a me. Se la tua fedina penale non è completamente sporca, è soltanto grazie a me.
Finora è stato un vinci tu che vinco anch'io. Ma sai che cosa c'è? C'è che ho pizzicato una tua ex dipendente con della droga nel bagagliaio. C'è che ho fatto 2+2. C'è che la telefonata che è arrivata nel mio ufficio per incastrare quella ragazza ve l'hai fatta proprio tu. C'è che hai messo in giro degli indizi che io non avrei dovuto seguire. C'è che sta venendo a galla molta merda. E questo non mi piace. Perché finché si tratta di incastrare una ragazza, mi sta bene. Finché si tratta di coprire lo spaccio, ci sto. Ma se si tratta di nascondere la morte di Rodolfo Cetra, allora forse dobbiamo rivedere i nostri taciti accordi. Non dovevi fare quello che hai fatto. Una sbavatura è una sbavatura. Prendine atto perché l'ho fatto anch'io, quando ho scoperto cosa si nascondeva dietro a tutto questo schifo con cui stai mandando avanti questa azienda. Qualsiasi cosa mi dirai, la verità verrà a galla. Anche se non ho abbastanza prove per coinvolgere tutto il mio team. Ecco la fatidica domanda. Allora, Medda, è coinvolto nell'omicidio di Rodolfo Cetra? Mai sentito nominare. Alex Greco. Greco Alex. Piacere. Se c'è qualcuno capace di far esplodere un chicco d'uva da mezzo chilometro di distanza e nascosto nel cappello di un puffo in fuga, quello è Greco. Ora che sono state fatte le dovute presentazioni, veniamo al punto! Già, Sergio Gentile. Hai detto niente. Quello non lo incroci neanche per caso. Come cazzo lo prendiamo? Calma, Darwin. Calma un cazzo! Ma lo conoscete? Avete la benché minima idea di chi sia, eh? Io non conosco questo Sergio Gentile, ma nome da cazzo. Se io prendo io, spocco sua faccia! Quello è capace di farci il culo con la sola forza del pensiero, cazzo! Ehi, Darwin, tempo. Stiamo calmi. Ma perché cazzo ho accettato questo cazzo di lavoro? Perché te l'ho proposto io. E se l'ho fatto è perché ritengo che nel tuo lavoro tu sia il migliore. Non preoccupatevi di dove sia nascosto questo psicopatico, lo troveremo. Ho già un piano. Davvero? Davvero. E se ci va fatta bene, entro 24 ore sapremo dove trovarlo. Non è quello che è interessante. Come? Mi piacerebbe anche vivere. Ah, vivi con questo, vivi, cazzo. Ma non viene fuori. Ehi, Poppanti, come andiamo? Finanza. Un piccolo controllo. Come vanno gli affari, Poppanti? Non c'è niente da controllare qua, bello. Senti, bello, non ho voglia di fare lo stronzo. È una giornata sì, è una giornata sì anche per la mia collega, perciò se volete che sia una giornata sì anche per voi, vedete di collaborare, così otteniamo tutti quello che vogliamo. E che vuoi allora? Farvi delle domande, stiamo cercando qualcuno, uno spacciatore. E io ho la faccia di quello che te lo dice, eh? No, ma hai la faccia di quello che lo sa. E mentre cerchi di risolvere questo difficile problema, perché non parliamo delle vostre fedine penali? Sono sicuro che un accordo lo troviamo. A guardarvi non mi sembrate due santi con l'aureola. Un accordo con te. Tu sei uno sbirro, cazzo. E ho detto tutto. Senti, se sei così fissato sulle apparenze, ti propongo di fingere che non stiamo giocando a guardie ladri. E io in cambio fingerò di non avervi visto fumare marijuana e buttare via la droga. Marijuana? Quello era tabacco. E per quanto ne so, il tabacco è legale qui, stronzo. Stai attento a quello che dici, rischi di farti molto male. E tu hai visto male. Stronzo. Senti, drogato del cazzo, tu dello stronzo a me non lo dai. Vedi di tenere a freno quella tua lingua merdosa, altrimenti la smetto di essere carino e simpatico con te e la tua fidanzatina. Che cazzo è? Fermo, pezzo di merda, fermo! Pianto la palla, non c'è, non metto giù l'arma, cazzo! Se non metti giù l'arma e alzi le mani, ti spacco il cranio, lo giuro su Dio! Quindi il piano è di raschiare il fondo del barile e salire sempre più in alto.
pesce piccolo, porta un pesce un po' più grande. E così via, fino ad arrivare al pesce più grosso. Nessuno farà domande se non lo cerchiamo direttamente. È un po' come scalare la catena alimentare. Sei sicuro che lo troviamo con questo sistema? Cioè, prima della prossima era glaciale. Il piano è di vacca. Se hai qualcosa da ridire, dillo a lui. Io mi fido di lui. Sa quello che fa. Sa quali sono gli anelli deboli della catena e sa come spaccarli. È in gamba come poliziotto, quanto lo è come criminale. Fammi occhialino ancora, fammi occhialino adesso! Adesso basta, leggenda, ho detto basta! Ti avevo detto di non dare nell'occhio, leggenda. Siete in un mare di merda, poliziotti. Da adesso anche tu. Vediamo chi rimane a galla. Puttani di merda! Santa puttana! Hai tempo fino all'alba, dopodiché ti ammazziamo. Te l'avevo detto che non è come giocare a guardia ladri. Tanto se parlo, poi comunque mi uccidete. Appunto. Tanto vale che parli, visto che muori lo stesso. Che ci guadagni? Beh, la soddisfazione di rendervi le cose più difficili. Beh, io non me ne faccio nulla di questa tua soddisfazione. Ma se poi ti uccido, tu sei sicuro di fartene qualcosa? Dammi retta. L'unica che ci guadagna qualcosa qui è leggenda. Perché più tu ci rendi le cose difficili, più lei ti cambia i connotati. Beh, a pensarci bene, anche tu ci guadagni qualcosa, visto che non sei così belloccio. Non te lo toccherei nemmeno con la mano di leggenda. Allora, hai qualche cosa da dirci? Non so dove sia. So di qualcuno che potrebbe conoscerlo, anche se non direttamente. Sono tutto orecchi. Si chiama Francesco Caputi. Lavora per me da poco, da 2 settimane. Mai sentito. È uno nuovo. Come lo chiameresti tu? È un poppante, un pesce piccolo. E io cosa me ne faccio dei poppanti? Lui conosce qualcuno che lavorava per Sergio Gentile. Lavorava in che senso? Ma non lo so. Boh, credo che gli desse delle medicine. Per una malattia o per un disturbo, che cazzo ne so. Epilessia? Ah sì, forse, può essere. Cazzo, questo è un colpo di fortuna, vacca. Te lo ha detto lui? No. L'ho sentito parlare al telefono con un tizio, credo che fosse un medico. Un vero medico. Ora guardami negli occhi e dimmi che stai dicendo la verità. Credi davvero che sia necessario? L'hai detto anche tu, cazzo. Non ci guadagno niente. Francesco Caputi, hai detto. Dove lo trovo? Francesco Caputi? Sì? Ci siamo, leggenda? Finalmente! Qualcun altro può spaccare il culo!
Lo so che sei tu, Zegata. Avanti, parla. Che cosa vuoi da me? Ho bisogno di parlarti, non al telefono. Conosci il Parco Pasolini? Vediamoci lì, domattina all'alba. C'è una cosa che non ti ho detto e credo di dovertela dire. Spero che tu capisca, Sette, che lo capisca una volta per tutte. Guardami negli occhi. Ti ricordi di me, numero 5? Ti aspetto lì, Sette, all'alba.